amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. Andiamo oltreoceano, parte la Coppa America, la 48esima edizione del torneo riservato alle nazionali sudamericane che si svolgerà dal 20 giugno al prossimo 14 luglio, eccezionalmente negli Stati Uniti, in una formula allargata a 16 squadre. Le 10 squadre del continente sudamericano, ovvero Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela, si aggiungono poi 6 squadre del continente nordamericano. Le 4 migliori dell'ultima Nations League della CONCACAF, ovvero gli Stati Uniti d'America, padroni di casa, la Giamaica, il Messico e il Panama, più 2 squadre provenienti dal turno di spareggio di qualificazione. Vediamo quali sono queste squadre. Nella prima sfida il Canada ha avuto la meglio sulla nazionale di Trinidad e Tobago per 2-0 nella sfida che si è disputata a Dallas, mentre la seconda semifinale, sempre giocata a Dallas, ha visto la vittoria della Costa Rica per 3-1 sull'Honduras. E quindi Canada e Costa Rica sono le ultime 2 squadre ammesse alla fase a gironi, dove quindi troviamo 16 squadre suddivise in 4 gironi da 4. Le prime 2 passano poi ai quarti di finale. Cominciamo dal gruppo A, che vede l'Argentina, la squadra campione in carica, la biceleste, la squadra regina del continente sudamericano, con ben 15 successi in bacheca, a cominciare da quello del 1921, poi nel 25, nel 27, nel 29, nel 37, nel 41, nel 45, nel 47, poi 55, nel 57, nel 59, poi una lunga pausa fino al 1991-93, poi anche qui una lunghissima pausa fino all'ultimo torneo vinto, quello del 2021, quindi con la squadra argentina che è campione in carica. Nel suo girone ci saranno in bicolore la nazionale Perù, che vanta 2 successi nel torneo, il primo lontanissimo nel 1939, il secondo nel 1975, poi ci sarà il Cile, per la Roja 2 successi nel torneo molto recenti nel 2015 e nel 2016, e l'ultima squadra è il Canada, per i Canucks l'ingresso dalla porta secondaria dal turno di spareggio. Andiamo nel gruppo B, dove troviamo il Messico, la nazionale del tricolore, poi ci saranno l'Ecuador, anche qui la nazionale si chiama la tricolore, il Venezuela, il vino tinto, la nazionale del Venezuela, e poi l'ultima, il Reggae Boys, la nazionale della Giamaica. Passiamo poi al gruppo C, che vede in campo i padroni di casa degli Stati Uniti d'America. La nazionale a stelle e strisce ospita la manifestazione, che trova nel suo girone un'altra delle regine del continente, l'Uruguay, per la celeste, anche per la celeste 15 successi nel torneo, a cominciare dal 1916, nel 1917, poi nel 1920, 23, 24, 26, nel 1935, nel 42, nel 56, nel 59, poi nel 67, poi nel 1983, nell'87, nel 95, poi dopo molto tempo fino al 2011, dove ha alzato la coppa per l'ultima volta. Nel girone poi c'è il Panama, la nazionale dello Canaleros, la Bolivia, per la verde un successo nel torneo datato però 1963, quindi 60 anni fa, l'ultima nazionale era l'ultima nazionale di questo girone, proprio la Bolivia, mentre il gruppo D vede in scena il Brasile per la Seleção, 9 i successi nella manifestazione, 1919, 22, 49, poi nell'89, nel 97, nel 99, nel 2004, nel 2007, nel 2019. Nel girone ci sono anche i Cafeteros, la Colombia, un successo nella manifestazione nell'edizione giocata in casa nel 2001, poi c'è il Paraguay per l'Albiroca, 2 successi nel torneo nel 53 e nel 79, e poi l'ultima nazionale, la qualificata agli spareggi, il Costa Rica, i Los Ticos. L'inaugurazione del torneo si svolgerà nello Mercedes-Benz Arena di Atlanta in Georgia. Altre città che ospitano il torneo sono Arlington nella zona di Dallas in Texas, poi Austin sempre in Texas, Charlotte in North Carolina, East Rutherford nella zona di New York, New Jersey, Glendale Phoenix in Arizona, Houston, Texas, Inglewood nella zona di Los Angeles in California, poi Kansas City in Kansas e Kansas City in Missouri, le due città sono molto vicine fra loro, Orlando in Florida, poi Paradise nella zona di Las Vegas in Nevada e infine a Santa Clara nella zona di San Francisco in California. La finale si giocherà il 14 luglio 2024 al Hard Rock Stadium di Miami in Florida. Questa era l'ultima notizia di questa puntata. Come sempre, se avete consigli o suggerimenti potete scriverlo nei commenti. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!